il più grande evento annuale delle Nazioni Unite che ha l'obiettivo di sensibilizzare il mondo alla tutela del nostro pianeta. È stata celebrata il 5 giugno scorso, la 47esima giornata mondiale dell'ambiente, un evento al quale anche Fano ha aderito insieme ad oltre 150 paesi, organizzando diverse iniziative in città che hanno visto il coinvolgimento di studenti e associazioni del territorio impegnate ogni giorno nella tutela dell'ecosistema. La mattina abbiamo fatto un'iniziativa molto bella con i ragazzi dell'Istituto Torelli che hanno deciso di festeggiare l'ultimo giorno di scuola assieme a noi attraverso la pulizia dalle erbe spontanee e dai rifiuti in alcuni luoghi della città. Il pomeriggio Legambiente ha fatto una presentazione presso la Pinacoteca San Domenico del libro, una presentazione molto bella. La sera Argonauta, l'associazione Argonauta presso Casa Archilei, invece ha presentato un'iniziativa molto carina per bambini e famiglie alla ricerca degli animali notturni. Ed è stato davvero uno scoprirsi, un giocare, un divertirsi, ma anche un conoscere quelle che sono le caratteristiche della natura. Per il libro presentato da Legambiente hanno collaborato oltre 20 associazioni. Il volume, che gode del patrocinio del comune e della provincia, è stato finanziato dalla Fondazione Carifano. Attraverso tutti questi enti e queste associazioni abbiamo potuto indire un concorso pubblico e gratuito al quale hanno aderito circa 100 persone con oltre 300 opere. È un libro unico sia per forma che per contenuto, in quanto è relativo al periodo del lockdown, al periodo in cui eravamo chiusi in casa e quindi l'unico mezzo che avevamo per guardare l'esterno era appunto la finestra, da qui il titolo Fuori dalla finestra. È un libro che descrive sensazioni, emozioni ed esperienze vissute durante quel periodo, quindi relativo al periodo di marzo, aprile e maggio del 2020. A raccontarci invece dell'esperienza vissuta a Casa Archilei a cura dell'associazione naturalistica Argonauta e dal centro di educazione ambientale è Cristian Gori. Bambine quindi hanno potuto conoscere quali sono gli animali che vivono di notte, abbiamo quindi parlato della volpe, dell'istrice, del tasso, del gufo, del barbagianni, quindi di come vivono e come si riconoscono. Al termine di questa piccola presentazione i bambini hanno potuto fare una caccia al tesoro qui al del bosco del centro. Abbiamo infatti messo delle foto degli stessi animali di cui ho parlato nella presentazione e lo scopo era quello di cercare di notte con l'aiuto di qualche torcia o di un telefonino che facesse del flash, quindi un modo per vederli di notte.